Abbiamo approvato in giunta il bilancio di previsione del 2012, il bilancio della Regione Piemonte. Si tratta di una novità perché il bilancio è stato approvato e viene presentato al Consiglio nel settembre dell'anno precedente, cioè l'anno prima per l'anno dopo e non l'anno dopo per l'anno prima come sempre succedeva. Quando non si presentano le cose preventivamente non si è in grado di fare la programmazione, quando non si programma non si governa bene, non si tengono sotto controllo i conti pubblici. Infatti chi ha governato prima ci ha lasciato un debito spaventoso, un buco di bilancio e un debito pro capite che praticamente è il più alto tra tutte le regioni. La prima cosa che dobbiamo fare, lo dobbiamo fare nei confronti dei piemontesi, è dire la verità. Con questo bilancio abbiamo detto la verità, abbiamo detto quelle che sono le reali entrate e quelle che devono essere realmente le uscite. E inoltre dobbiamo impostare una politica di risanamento, non possiamo più vivere sopra le nostre possibilità. Peraltro questo è stato un sistema che per anni è vissuto sopra le proprie possibilità. Quando vivi sopra le tue possibilità poi ad un certo punto ti arriva il conto e non riesci più a erogare i servizi. Quindi rigore, serietà, risanamento del debito ed individuazione delle priorità. Allora, quando ci sono poche risorse bisogna spenderle bene, è giusto dire che si ha la priorità per il sociale, per la sanità, pur tagliando gli sprechi e riducendo quella spesa che è fatta di duplicazioni e di sprechi, appunto, l'assistenza, l'istruzione, il lavoro, la realizzazione di alcune infrastrutture importanti, ci stiamo impegnando su questo. I piemontesi sanno quello che è il lavoro importante che stiamo facendo perché è accompagnato ad un lavoro di riforma strutturale del sistema della regione. Oggi la regione è vecchia, appesantita, burocratizzata, c'è bisogno di asciugarla, di renderla più vicina al cittadino, che sia una macchina snella, che dà risposte in tempi rapidi. Per esempio stiamo approvando una legge urbanistica che dà dei tempi certi per l'approvazione dei piani regolatori. Non possiamo più aspettare 6 anni perché un documento urbanistico, una volta approvato dai comuni, vada in regione e ritorna indietro. Questo peraltro blocca anche lo sviluppo delle imprese.